Sì, avete sotto uno schema in cui ci sono 10 punti che, diciamo, non chiedono necessariamente mezz'ora di trattazione l'uno, quindi sono 10 punti, ma l'estensione complessiva non sarà, spero, traumatica, quanto almeno alla durata. Forse sto in piedi, che magari mi si sente un attimo meglio, perché purtroppo non funziona il microfono, il radiomicrofono non ne vuol sapere di partire. Allora faccio così, vedo se così appunto riesco lo stesso a farmi sentire. Spero di sì. In ogni caso ditemelo se per caso la voce è scema, così provo di risollevarla. Bene, allora ho segnato un itinerario in 10 punti, il primo dei quali sarebbe incentrato su questa faccenda, il ritorno a Nazareth nei tre sinottici. È un tentativo di dire la peculiarità del brano di stasera a partire da un confronto con Marco e Luca. Mi sembra un primo modo per apprezzare il ruolo che il terzo Vangelo canonico attribuisce a questo episodio. Quindi una parola su questo. Di fatto i tre sinottici, lasciamo Giovanni fuori dal quadro, tutti presentano il racconto di un ritorno, diciamo così, di Gesù a Nazareth, una volta che il ministero pubblico è iniziato. Marco e Matteo, che lo segue su questo a ruota, presenta questo episodio, diciamo, abbastanza avanti nel suo racconto. Marco inizia il racconto del ministero pubblico in 1:14, bisogna arrivare al capitolo 6 per avere il racconto di questo ritorno a Nazareth. Poi con questa cautela che Marco non dice neanche Nazareth, dice nella sua patria, anche se sappiamo da Marco 1:9 che questa patria è verosimilmente Nazareth. In Marco 1:9 si menziona Nazareth come appunto il luogo di provenienza di Gesù. Dunque in Marco c'è, e Matteo segue su questo punto il Vangelo più antico. Entrambi raccontano di una visita di Gesù nella sua patria, che normalmente, appunto, senza troppe contestazioni, credo, viene identificata con Nazareth. Luca presenta questo episodio ma in una collocazione tutta particolare, perché è di fatto il primo episodio del ministero pubblico. Prima c'è stato il racconto delle tentazioni, c'è un breve sommario su cui mi fermerò un attimo dopo, e poi questo episodio. E quindi già questo dice una diversa valutazione che l'evangelista, il terzo evangelista canonico, dà di questo episodio, eh? La sua collocazione è una collocazione all'inizio, nel momento in cui parte il racconto del ministero pubblico, senza ancora andare a vedere cosa c'è dentro, perché poi quando uno va a vedere cosa c'è dentro, il racconto stesso al suo interno è diventato un racconto molto più articolato, molto più ricco, possiamo dire, che non Marco e Matteo, ma già solo la valutazione della posizione che occupa, è significativa. Perché appunto, come possiamo ribadire un momento, anche Marco descrive una visita di Gesù a Nazareth, il suo racconto sta all'inizio del capitolo 6, ma Luca, oltre a presentare un testo molto più esteso e sensibilmente diverso, ha modificato la collocazione. Per lui questa visita è l'episodio inaugurale di tutto il ministero di Gesù. Seconda osservazione, 2 su 10, seconda di 10. La seconda osservazione, il secondo punto su cui vorrei riflettere con voi è questo: dove ci troviamo nell'economia complessiva del Vangelo secondo Luca? Dove ci troviamo? Io lo descriverei così come ho scritto, appunto. Semplicemente ricordiamo cosa c'è stato prima di arrivare a questo racconto, a questo episodio. I primi quattro versetti di Luca sono un prologo, cosiddetto storiografico, poi ci sono quasi due capitoli,
cioè tutti e primi due, salvo i primi quattro versetti. Racconto dell'infanzia o Vangelo dell'infanzia, due capitoli molto lunghi peraltro. Poi viene una successione, diciamo, di tre episodi che qualcuno, non è una dicitura che si sia imposta, però qualcuno lo chiamerebbe il trittico dell'inizio. Il trittico dell'inizio. Quindi quattro versetti di prologo storiografico, il racconto dell'infanzia lungo, il trittico dell'inizio, dove c'è dentro quello che abbiamo sentito la volta scorsa con i Maggi. Cioè c'è il racconto del ministero dell'attività pubblica di Giovanni, c'è il racconto del battesimo di Gesù a cui segue la genealogia, mancherebbe come terzo quadro le tentazioni, il racconto delle tentazioni. Diciamo, trittico dell'inizio vorrebbe in qualche modo sottolineare che questa composizione ha un qualche livello di unitarietà, diciamo così, con al centro il battesimo, preceduto da Giovanni, seguito dalle tentazioni. Certamente di questo trittico il punto fondamentale è il battesimo, si può dire, no? Che per Luca è in senso tecnico l'archè, l'inizio. No? C'è tutta, questo mi sembra abbastanza facile da dimostrare o da mostrare, che Luca fa un uso tecnico della parola archè, principio, e del verbo archomai, cominciare. Per lui il principio, l'inizio, il cominciare è il battesimo al Giordano. Trittico dell'inizio vorrebbe sottolineare questo aspetto, quindi è come che si possano riconoscere, è chiaro che su questo si può discutere all'infinito, mica tutti sono d'accordo, ma a me adesso interessa recapitolare quel che c'è per arrivare a focalizzare sul nostro testo. Quindi in questa mia proposta avremmo come due momenti, due preludi si potrebbe quasi dire. Il primo è l'infanzia e poi c'è questo trittico dell'inizio appunto. Dopodiché c'è il nostro episodio. Quindi dal punto di vista della collocazione, quello che ho provato di dire appunto è enfatizza il ruolo inaugurale che ha questo racconto. Ho guardato all'indietro, dico una parola su cosa c'è in avanti. Questo episodio su cui stasera ci fermiamo, allora, si trova all'inizio del ministero pubblico, ma lo dico un po' più precisamente, si trova all'inizio di quella parte del racconto che Luca fa della vicenda pubblica di Gesù, quella parte che precede l'inizio del viaggio. Quindi questo è un po' più circostanziato, no? Nel Vangelo di Luca si può dire che un grosso punto di svolta è 9:51. In 9:51 il testo dice che Gesù indurì la faccia per andare a Gerusalemme e lì comincia il grande itinerario, questo lungo viaggio che occupa più di un terzo del Vangelo fino all'arrivo a Gerusalemme. Ora il nostro brano sta all'inizio del racconto lucano, più precisamente all'inizio di quella parte che precede il viaggio verso Gerusalemme. Posso dare un titolo a questa parte? Sì, anche qui, discutibile, sì, quasi tutto è discutibile di quello che dico, un titolo che comunque può aiutare a focalizzare dove siamo, questa parte che precede il viaggio, lo intitolerei così, l'annuncio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea. Siamo lì, Luca racconta l'annuncio del regno, quindi contenuto del regno. A chi? A tutto Israele, destinatari, dove? Cominciando dalla Galilea. E lì, all'inizio di questa parte, che è quella che precede il viaggio, abbiamo l'episodio di questa sera. Terzo punto del mio itinerario, la cornice in cui Luca ha inserito il racconto.
L'episodio che si svolge nella sinagoga di Nazareth è come incorniciato da un paio di versetti prima e dopo, con un carattere che potremmo dire di sommario, questi due versetti precedenti e quelli successivi. Li leggo. Gesù tornò in Galilea nella potenza dello Spirito, credo di avere messo, sì, ho messo questa traduzione nel foglio. Gesù tornò in Galilea nella potenza dello Spirito e la fama su di lui uscì in tutto il circondario. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Questo è l'elemento che precede il nostro episodio. Si può dire che, in senso stretto, è questo l'inizio del ministero pubblico. Il racconto dell'attività pubblica di Gesù comincia con un sommario, una descrizione sommaria. I dati sono questi, no? Tornò in Galilea, sì, tornò, perché le tentazioni si sono chiuse a Gerusalemme. L'ultima tentazione, secondo Luca, si svolge al pinacolo del Tempio. Finite le tentazioni, dalla città santa torna in Galilea. Quindi, tornò in Galilea nella potenza dello Spirito, lo Spirito che è sceso su di lui al battesimo, appena uscito dal Giordano, è stato battezzato nello Spirito, quindi tornò in Galilea nella potenza dello Spirito e la fama su di lui uscì in tutto il circondario. Che cosa si sottolinea di lui, di questo inizio? L'insegnamento, dice, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Su questo sfondo l'episodio di stasera, ma guardiamo anche la cornice successiva. E scese a Cafarnao, città della Galilea, e insegnava loro di sabato. Ed erano scossi per il suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. I due sommari hanno alcuni evidenti elementi in comune, e questi due elementi sommari incorniciano il racconto di Nazareth. Quali sono? L'ho messo in corsivo per facilitare l'identificazione. La menzione della Galilea c'è in tutti e due i sommari. Il secondo elemento è l'insistenza sull'insegnamento, l'insegnamento. Si potrebbe aggiungere anche la reazione positiva della gente. Accomuna i due sommari. La reazione è descritta con termini non identici, ma c'è in tutti e due i sommari, no? Glorificato da tutti. La fama di lui uscì in tutto il circondario ed erano scossi per il suo insegnamento, no? Ecco, quindi questa è la cornice che avvolge l'episodio di Nazareth. Fate dunque attenzione, siamo in Galilea, nel primo testo la Galilea genericamente indicata, nel secondo si precisa Cafarnao, città della Galilea. E questo mi serve per il punto 4, sono già al 4, come faccio? Devo tirare fino alle... Sto andando troppo in fretta. No, perché dopo c'è una discussione. Ok, ok. Cioè, sì, posso finire, non devo necessariamente arrivare alle 10:30. No. Punto 4. Alcune incongruenze interne. E mi sono un po' aperto la via con l'ultima osservazione che ho fatto. Cioè, cosa ho messo lì? Ma ci sono, forse ce ne saranno anche altre, però due... Ci sono due aspetti in particolare che colpiscono in questo racconto. Grazie. Uno è proprio questa questione di Cafarnao. La questione di Cafarnao. Dentro il racconto, ad un certo punto, salta fuori Cafarnao. Quando Gesù pretende di interpretare, lasciatemi dire così,
la reazione della gente nella sinagoga pretende di interpretarla in un senso negativo. Mi riferisco al versetto 23, dove così si dice: certamente voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. La menzione di Cafarnao qui è un po' sorprendente. Certamente Cafarnao si trova in Galilea, non c'è dubbio. E al versetto 14 si è detto già che Gesù è attivo in Galilea, quindi uno può dire: no, ma quell'attività a Cafarnao è inglobata in quell'indicazione sommaria del versetto 14 e non posso negarlo, però resta un'impressione un po' di una certa anomalia. Quel versetto 23 dice: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria, ma il riferimento sembrerebbe essere ad attività di guarigione, a miracoli di guarigione. Medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito, quanto udimmo accadere a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Ora, per questo vi ho messo la cornice, non si può dire che prima di questa parola di Gesù sia mai stata menzionata un'attività di guarigione. Poi uno può dire: no, ma non è necessario leggere qui un riferimento ad attività di guarigione, medico cura te stesso, può non fare lì. È vero, ma può anche sì. Insomma, io avverto qui un elemento di difficoltà, cioè i fatti ambientati a Cafarnao, in verità vengono dopo questo episodio, vengono dopo. Cioè l'attività di Gesù a Cafarnao in verità comincia al versetto 31. Poi ripeto, si può dire: ma quel versetto 14 parlando della Galilea già ti autorizza. Sì, sì, è vero. Però insisto nel dire: la descrizione dell'attività a Cafarnao, propriamente, laddove è esplicitamente raccontata, viene dopo. E va avanti dal versetto 31 fino, si può dire, al 41, 31-41, no? Quindi, nel nostro racconto, il racconto di stasera, è come che che Gesù presenti, come già accaduti, degli episodi che propriamente saranno raccontati dopo. Questa è la mia impressione, poi dopo magari qualcuno avrà motivi per contestarla. Però mi sembra un elemento di difficoltà, un secondo elemento. Quando uno se lo legge, questo testo, lo legge con un minimo di attenzione, rimane sorpreso proprio anche dall'andamento complessivo del racconto. È un racconto che presenta delle anomalie. Il punto più difficoltoso è proprio il passaggio dal versetto 22 al 23, dal 22 al 23. Perché? Sentite il 22. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Insomma, se uno si ferma al 22, dove c'è la reazione della gente, la domanda che la folla si fa non è: costui
il figlio di Giuseppe, non ha niente di sarcastico. Se uno si ferma al 22, se la domanda è semplicemente preparata dall'introduzione, a me viene da dire, è una domanda che enfatizza la meraviglia. Cavolo, ma questo che ci affascina così con le sue parole, eppure è il figlio di Giuseppe. Io interpreterei in modo molto naturale così il senso delle parole della folla. Quindi la domanda, se uno la legge sulla base di ciò che precede immediatamente, gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia, le parole della grazia che uscivano dalla sua bocca. Sulla base di questa introduzione, ripeto, la domanda mi sembra una domanda che esprime stupore, ma stupore positivo. È in Marco Matteo che la domanda ha un altro sapore. È nel racconto di Marco e Matteo questa domanda, ma noi conosciamo i suoi parenti, padre, la madre, fratelli e sorelle, no? Non è costui il carpentiere o il figlio del carpentiere, a seconda delle versioni, di lui conosciamo lì questa domanda, cioè non è costui il figlio di, nel contesto di Marco e Matteo è chiaramente una domanda che veicola una presa di distanza, una diffidenza. Qui non sembrerebbe. Per questo la reazione di Gesù al versetto 23 a me pare francamente sorprendente, perché Gesù legge dentro quelle parole invece una sorta di rimprovero, no? Non è costui il figlio di Giuseppe? Gesù lo legge così, voi mi state rimproverando perché, essendo io un vostro concittadino, sto perdendo il mio tempo a prendermi cura del paese vicino. Questo è il senso, no? Voi mi citerete il proverbio, medico, cura te stesso, cioè perché vai a prenderti cura di quelli di Cafarnao? Cioè, quel che hai fatto là, fallo qui, cioè è qui che devi spendere le tue risorse, le tue qualità, i tuoi talenti, per noi che siamo i tuoi concittadini. Quindi Gesù legge la reazione come una attestazione di rimprovero, appunto, mi viene da dire. Ora, da queste due anomalie, poi forse ce ne saranno anche altre, a me sembrano comunque le principali, cavo due considerazioni, una da ciascuna. La prima è questa: si ha proprio l'impressione che la sequenza dei racconti lucani in questo avvio sia una sequenza ribaltata. Perché? Perché Cafarnao viene dopo Nazareth, ma dentro il racconto di Nazareth si parla di Cafarnao come una cosa che è già accaduta. Questo intendo dire. Qui sembra che la sequenza attuale dei racconti abbia invertito la geografia, presentando Cafarnao dopo Nazareth, ma nel racconto di Nazareth si parla dell'attività a Cafarnao come di qualche cosa che è già accaduto. Ma io credo che sia proprio così, sapete? Cioè, credo che francamente Luca, e non è neanche la prima volta che lo fa, Luca sacrifica la coerenza cronologica al suo disegno teologico. L'ordine che Luca ha impresso al suo Vangelo non è primariamente dettato dal rispetto della cronologia relativa. Cioè, la cronologia relativa degli eventi avrebbe piuttosto voluto che lui mettesse Nazareth più avanti, come fa Marco. Allora la sequenza è ristabilita, ma ha voluto, ecco, questo mi sembra il segno, no? Ha voluto anticipare il racconto di Nazareth, lo ha voluto mettere prima e quindi ha alterato la sequenza, ma
non ha ritoccato l'interno del racconto, dove si conserva il ricordo che Cafarno avrebbe dovuto venire prima. Allora, ho usato una frase che si trova in Luca 1.3, nel prologo storiografico, no? Quando dice: «È parso bene anche a me, illustre Teofilo, di stendere per te un resoconto ordinato, perché tu ti possa rendere conto», eccetera, no? Luca ha steso un resoconto ordinato? Ah, sicuramente sì, ma un ordine che non è di tipo cronologico. L'ordine che Luca ha impresso al suo racconto, c'è un ordine, ma non è l'ordine di chi si è proposto di rispettare in modo rigoroso la sequenza cronologica e geografica degli eventi. D'altro canto, faccio un accosto a questo episodio, un altro caso clamoroso di Luca, Marta e Maria. Episodio notissimo, no? Dove abitano Marta e Maria? Eh? Sì, ma da chi lo sappiamo? Da Giovanni. Lo sappiamo da Giovanni. Luca si guarda bene dal dire dove abitano. Se ne guarda bene. E Luca non dice neanche che avevano un fratello di nome Lazzaro. Anche su questo se ne guarda bene. Possiamo dare credito a Giovanni, ma a me viene da dire di sì. È verosimile che queste due sorelle, che probabilmente avevano anche un fratello di nome Lazzaro, Luca non lo conosce, forse, è verosimile che abitassero a Betania. Ma dov'è che Luca ha messo l'episodio di Marta e Maria? Grosso modo al capitolo 10, grosso modo, alla fine del capitolo 10. Betania non si vede neanche col cannocchiale alla fine del capitolo 10. Gesù arriva nei dintorni di Betania alla fine del capitolo 19. C'ha ancora 9 capitoli prima di vedere la casa di Marta e Maria. Luca ha impresso un ordine al suo racconto, ma non è un ordine di tipo geografico. Non è dettato dalla preoccupazione di rispettare le collocazioni geografiche e neanche la cronologia relativa. Luca ha chiaramente preso un episodio che poteva avere una certa contestualizzazione a Betania, ma nel suo ordine, che è di tipo teologico, non so se vogliamo usare la parola spirituale, quell'episodio lì deve stare all'inizio del viaggio. Ma per un ordine, diciamo così, di disegno teologico, al disegno, diciamo, teologico, Luca è disposto a sacrificare la sequenza, diciamo così, il rispetto rigoroso di una sequenza cronologica e geografica. E così anche in questo caso, direi, cioè c'è un ordine, ma è un ordine dettato dal modo in cui lui dispone la successione degli episodi, perché ci vede un disegno, un dinamismo, vede delinearsi un itinerario. Questo gli sta più a cuore del rispetto della successione geografica e cronologica. La seconda considerazione che faccio è: a me sembra poi che anche Luca sacrifichi la fluidità del racconto, piegandolo a quella funzione che lui vuole attribuire al racconto nel suo libro. Perché il racconto parte in tutt'altro modo, sembra una cavalcata trionfale. Quando ha finito, dice: la scrittura si adempie nelle vostre orecchie, questi sbalordiscono, gli danno testimonianza, dicono: ma cavolo, questo è semplicemente il figlio di Giuseppe, ma non senti che cosa dice? A questo punto la parola di Gesù dà una lettura della reazione completamente distonica rispetto a quella impressione suscitata dalla lettura del testo, e il racconto prende un'altra piega. Perché? Allora così posso andare al punto 5. Adesso, i nessi tra i punti me li invento adesso, cioè perché poi li ho buttati giù. No, certo. Il punto 5 scaturisce dal 4. Qual è la natura di questo racconto? Che cos'è questo quadro, questo episodio inaugurale? Beh, guardate, anche senza la terminologia, le terminologie più moderne che poi usiamo, uso anch'io volentieri,
ma anche, non so, la nota della Bibbia di Gerusalemme nella versione italiana, per esempio, rimarca come questo episodio è, cito, una pagina mirabile, poi non so se era la versione precedente o è anche questa, non ho più, sì, è anche questa, è la versione attuale, è una pagina mirabile nella quale Luca dipinge in un compendio simbolico la missione di grazia di Gesù e il rifiuto del suo popolo. Nota della Bibbia di Gerusalemme. Che cos'è questo episodio? Che significato gli attribuisce Luca? Ecco, io uso queste parole. Potremmo dire è una miniatura. Miniatura di che? È in piccolo il tutto. Proprio il tutto, eh? In piccolo è tutto il racconto. Nel micro il macro, nel micro racconto, tutto il racconto lucano. Terminologia tecnica è una misanabim. E quindi vi ho messo da quella Bibbia, la vera Bibbia, che è Wikipedia, che cosa dice se uno digita su Wikipedia? Misanabim, questo, sono le cose che poi ci hanno insegnato a scuola, quando anch'io al biblico qualche corso di narratologia ho fatto, ho digitato, ho visto, vabbè, sì, è proprio così, insomma, ormai è una vulgata, no? Una misanabim. È una tecnica conosciuta, per cui di per sé la terminologia viene dall'araldica, pare, no? Nell'araldica, dove c'è lo stemma della famiglia nobiliare, spesso, non so se sempre, io un campo in cui sono particolarmente competente, spesso dentro lo scudo c'è un punto in cui lo scudo è riprodotto in piccolo. Eh? No, non sempre. Non sempre. Però a volte succede, ecco, ok. Però è questa tecnica chiamata così, no? Misanabim vorrebbe dire collocazione nell'abisso, credo, semplicemente, no? Però tecnicamente indica questo procedimento. Il grande, il disegno grande, è all'interno del grande, c'è un punto in cui è riprodotto nel piccolo, no? E così sembra essere la funzione di questo testo. Questo racconto è una miniatura, preferite questa immagine più tradizionale, è una misanabim, e uso ancora un'altra immagine, è una specie di lente, è una lente che raccoglie luce da tutta l'opera lucana per concentrarla in un punto, e il punto è questo, è questo racconto. Questo racconto condensa elementi non solo dal Vangelo, ma addirittura anche dagli Atti. Qua ci sono elementi che caratterizzano l'insieme dell'opera lucana e sono condensati, concentrati, come fa una lente, no? Che raccoglie la luce e in quel punto tutto diventa incandescente. Così si potrebbe dire, questo è un punto incandescente del Vangelo secondo Luca, proprio per questa sua funzione. Mi limito per il momento a descrivere in che modo, in questo episodio, il Vangelo è miniaturizzato. Dopo dirò qualcosa sugli Atti, perché manca un pezzo, adesso dico solo un pezzo. Però già si vede che qui la macrodinamica, le linee fondamentali del racconto lucano su Gesù sono anticipate, sono presentate complessivamente. Vi ho messo una descrizione, questo racconto anticipa tutta la vicenda di Gesù, ci presenta Gesù che viene a compiere le profezie, descrive la reazione dei presenti come reazione inizialmente favorevole, poi descrive un mutamento di clima. La folla si fa animosa e ostile. Infine descrive un tentativo di farlo fuori, di eliminarlo, per poi chiudere con questa descrizione di Gesù che se ne va, passando in mezzo a loro. C'è tutta la dinamica di Gesù, c'è tutto il racconto lucano, il macro racconto nel micro.
l'ultima espressione è un po' sibillina, ci torno sopra dopo, ma per il resto è tutto comprensibile, no? Si va dagli inizi, diciamo, pieni di successo in Galilea, ma anche, diciamo, a Gerusalemme di fatto, poi il cambiamento attorno a Gesù, improvviso, no? Poi il tentativo di farlo fuori, che come tentativo riesce a un certo punto, e questo misterioso andarsene, beh, questo lo posso dire subito, per molti è di fatto un'immagine del andarsene nel senso di della resurrezione, forse anche più specificamente della ascensione, dell'assunzione. Gesù se ne va, passa in mezzo a loro e se ne va. Non ho detto tutto, ci torno, ma il punto 5 era qual è la natura di questo racconto, perché finora abbiamo detto racconto inaugurale, più specificamente si può dire allora svolge questa funzione di una miniatura, di una lente che raccoglie luce da tutta l'opera lucana, o di una mise en abyme, se si vuole usare questo termine più tecnico. Il punto 6 e poi il 7 e l'8, ma sono un tentativo, ma non troppo dettagliato, intendiamoci, di guardare le tre parti principali del racconto. Quindi 6, i versetti fino al 22, il punto 7 è fino al 27, versetto 27, poi gli ultimi tre versetti. Questi punti quindi adesso ci invitano a soffermarci sulle tre parti del racconto. La prima parte allora. La prima parte contiene, più che un titolo è una descrizione, insomma, del contenuto. C'è la lettura di un testo profetico. Lo leggiamo poi. Sì. Una omelia molto breve in realtà e la reazione dei presenti. Possiamo ascoltare adesso il testo, non l'abbiamo ancora letto, adesso che lo guardiamo un po' da vicino, lo leggiamo suddiviso in tre parti. Se uno presta la voce, magari dal fondo, che così si ode a valle. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si mise a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Adesso su questo versetto 22 ho già detto poi anche troppo prima, quindi di fatto ora non mi ci fermo. La parte prima che precede, quindi da 16 a 21, almeno qualche pennellata facciamo adesso insieme. Sottotraccia, mi sembra, forse neanche tanto sottotraccia, mi sembra che si colga anche qui uno dei filoni lucani, una delle sensibilità di Luca, cioè l'interesse di Luca per presentare elementi di continuità, no? Luca è stato definito anche, non sempre magari con troppa benevolenza, ma un po' teologo della continuità,
continuità tra cosa? Continuità tra la vicenda di Israele e quella di Gesù, ma anche continuità tra Gesù terreno prima della Pasqua e Gesù risorto. Solo lui parla di 40 giorni di attività, di insegnamento di Gesù risorto, cioè si è preso tutto il tempo per poter istruire i discepoli, gli apostoli, lui che prima aveva speso un po' di tempo mentre era, diciamo, nel suo corpo mortale. Continuità anche tra il Gesù terreno e il Gesù risorto. Continuità tra Gesù risorto e i dodici, e infine continuità tra i dodici e Paolo, che questa è la vera questione poi alla fine, cioè se la Chiesa, come salta fuori dall'azione evangelizzatrice di Paolo, può davvero rivendicare una qualche forma di continuità con tutto quello che c'è stato prima. Questo è il grande passaggio. Luca è un po' teologo della continuità, cioè si sforza di mostrare che c'è una continuità di fondo al di là, no, di tutti questi passaggi, che sono tutti passaggi grossi, molto grossi. Bene, e qui c'è qualcosa che mi sembra si riconduca a questo interesse, cioè Luca presenta un Gesù che si comporta come un ebreo adulto, osservante. La partecipazione alla liturgia sinagogale del sabato è per lui una consuetudine, dice il testo. Beh, sentite, qui non lo facciamo adesso, però c'è qualche affinità col ritratto lucano di Paolo, che su questo punto non coincide esattamente con l'autoritratto che Paolo può fare di sé nelle lettere, ma Luca anche per Paolo fa qualcosa del genere, no? Tende a presentare aspetti che lo collocano dentro usi e costumi, diciamo, dell'ebraismo, no? Il voto, paga lo scioglimento del voto dei nazirei, lui fa un voto a Cenca, non so, c'è una serie di elementi, no, di questo tipo. Il testo che a Gesù tocca di leggere, secondo il lezionario sinagogale, il testo che quel giorno capita come seconda lettura, diciamo, fosse immaginare la Haftarah, la lettura non dalla Torah, no? In quel giorno è un testo profetico da Isaia che dipinge Gesù secondo le attese di Israele. Colui che legge è colui di cui parlano le profezie. E in particolare abbiamo qui una lunghissima citazione. Beh, d'altro canto, una volta scorsa pure abbiamo visto e sentito spiegare la lunghissima citazione che introduce Giovanni. Questi due personaggi, tutti e due, si meritano una citazione di non meno di 6 righe, perché se meno di 6 righe non sei proprio nessuno. Giovanni ha la sua lunga citazione e Gesù di Nazaret pure una citazione paragonabile come estensione. Questa lunga citazione è sostanzialmente Isaia 61 con un innesto, da Isaia 58. Quali sono appena alcune sottolineature, no, in questa citazione molto complessa? Non mi azzardo certo a farne un commento analitico, però che cosa colpisce? Così, anche proprio soltanto un'osservazione un po' rapida. Colpisce che ci sono solo 2 verbi principali, intanto, nella citazione, come Luca la riporta. 2 verbi principali che sono consacrare e inviare. Consacrare e inviare. Consacrazione e invio. È un testo che parla di una figura di tipo profetico, infatti. Consacrazione, unzione e invio. Ma l'unzione è riferita all'evangelizzazione dei poveri. Poi si dice, mi mandò a predicare, che cosa? Alla lettera, a predicare aphesis. Aphesis vuol dire rilascio. In senso concreto rilascio, in senso traslato remissione, è una parola che Luca userà molto spesso,
in senso traslato per la aphesis ton hamartion, per la remissione dei peccati. E qui la aphesis, che ha un senso concreto, però è una parola che contiene dei sottotoni molto forti, è usata due volte, e mi dice, mi mandò a predicare rilascio ai prigionieri, mi mandò a mandare in aphesis, in rilascio gli oppressi. E due volte usa questa parola. Compito di questo personaggio che è consacrato e inviato è la aphesis, è la remissione, che ha un senso concreto, ma non è un caso che Luca appunto poi usi questa parola per indicare un aspetto fondamentale del ministero di Gesù, che appunto ha a che fare con la remissione dei peccati. Quindi, rilascio dei prigionieri, rilascio degli oppressi, aspetto concreto e allusione a un rilascio che può avere anche ulteriori determinazioni. Complessivamente c'è una grande insistenza sull'attività di parola, no? Sulla predicazione, evangelizzare, predicare, predicare ancora una volta. Quindi una forte insistenza su un ministero profetico legato alla parola. E certamente l'annuncio del Vangelo ai poveri riceve una particolare sottolineatura dal punto di vista sintattico, perché è una frase principale, mi unse per evangelizzare i poveri, mi mandò per tutta una serie di cose. Insomma, sono appena alcune sottolineature sulla citazione. Torno un attimo a una valutazione d'insieme. Si può dire, credo, no? Che tutto il ministero di Gesù sarà raccontato dall'Evangelista come compimento delle profezie. Nel racconto lucano Gesù annuncia il Vangelo, compie gesti di guarigione e di liberazione, esattamente come indicato dalla profezia. E questo ministero profetico troverà inizialmente un'accoglienza estremamente favorevole. L'ultima cosa che sottolineo di questa parte del racconto è le parole di grazia non sono mica descritte. Cioè, Luca dice che Gesù, che parole della grazia uscivano dalla sua bocca e la gente era meravigliata, ma non le riporta. Anche da questo punto di vista il racconto sembra avere un carattere sintetico, ti vuole presentare le caratteristiche del ministero di Gesù, soprattutto come ministero di parola, ma anche non solo, ma insomma c'è una forte insistenza, dove le parole di grazia, se le vuoi sentire, ti vai a leggere il Vangelo, propriamente, perché qui è una miniatura, non può dirti tutti i dettagli. Seconda parte, versetti 23 e poi 24-27. Bono vox. Ma egli rispose loro, certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura se stesso, quanto abbiamo udito che accade a Capernao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman in Siro. Propriamente abbiamo qui due parole di Gesù, due. Sono due introduzioni narrative, quindi l'Evangelista ha cura di distinguere il versetto 23
poi mette un'altra introduzione e aggiunge parole di Gesù dal 24 al 27, no? Per questo ho messo 23, poi 24-27. 23. Versetto 23, Gesù smaschera, possiamo dire così, smaschera ciò che nella reazione della gente è sottinteso, è quello su cui mi sono fermato prima, cioè uno che legga il 22 francamente non avrebbe questa impressione, ma la parola autorevole di Gesù in questo momento dà una lettura della reazione della folla che sorprende il lettore, che però la recepisce, la ascolta, cioè Gesù coglie in quelle parole "non è costui il figlio di Giuseppe" qualche cosa che immediatamente non avvertiamo, ma che lui traduce così, no? Un atteggiamento di presa di distanza e di rimprovero. Mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso. Quindi Gesù legge la reazione come un rimprovero di distribuire, di rendere partecipi altri di quei suoi doni, di quelle sue qualità che invece lui dovrebbe mettere a disposizione dei nazaretani, no? Fallo qui, perché vai in giro a sprecare tutte le tue risorse, le tue qualità di terapeuta, di medico? I versetti 24-27 contengono una apologia, potremmo dire così, no? Cioè Gesù rende ragione del perché. Versetto 23 smaschera l'accusa che gli viene mossa e poi dice, giustifica il suo comportamento, e lo fa riferendosi a due, intanto con questo detto che lo avvicina a una figura di tipo profetico. Gesù si auto-identifica come un profeta, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, e poi due esempi di figure profetiche precise, Elia ed Eliseo. Elia ed Eliseo, Eliseo discepolo e possiamo dire successore di Elia, che cosa hanno fatto questi? Si sono presi cura di qualcuno che non faceva parte del popolo ebraico. Si vede una analogia? La cura che Gesù ha dedicato ai cafarnaiti sta in parallelo con la cura che Elia aveva dedicato a una donna fenicia. Il rapporto Nazareth-Cafarnao è riletto nelle parole di Gesù come un rapporto Israele-Gentili. Non è così? Sì. Quindi quell'episodio che nella sua collocazione attuale è totalmente intragiudaico, evidentemente intragalilaico, è letto da Gesù secondo una logica che può essere trasferita in un macro contesto, nella dinamica del nesso del rapporto Israele-Gentili. E così abbiamo già gli atti. Qui c'è già tutta la problematica degli atti in questa risposta che Gesù dà ai nazaretani. È ben noto l'interesse di Luca per una descrizione di Gesù in termini profetici, no? Non è l'unico aspetto, certamente non basta dire che Gesù per Luca è un profeta, però c'è molto forte come insistenza, pensate ai due di Emmaus, no? Ma come tu solo sei così straniero? Gesù, profeta potente, in parole di inopere, noi speravamo che fosse lui, no? Questa chiamiamola cristologia profetica, molto forte, e in particolare riferimento ad Elia. Nel racconto lucano ci sono molti punti in cui tratti di Elia sono riferiti non a Giovanni, ma a Gesù. Elia è la figura profetica che forse gode del maggior numero di allusioni nel Vangelo di Luca come figura di riferimento per capire il ministero di Gesù. Siamo in piena linea, una lente che raccoglie luce da tutto il racconto lucano. Ultima parte,
il tentativo di eliminazione e la partenza di Gesù, versetti 28-30. Grazie. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Ecco allora, come accade nel macro racconto, il clima attorno a Gesù si fa improvvisamente ostile. Verrà il giorno in cui gli metteranno le mani addosso, davvero, no? E lo precipiteranno, si può dire così, lo precipiteranno nell'abisso della morte. Dobbiamo tenere l'immagine, no? Vogliono precipitare giù nel precipizio. Quando Gesù verrà crocifisso sembrerà che davvero egli sia stato gettato giù dal precipizio nella morte. Eppure Gesù, passando in mezzo a coloro che lo hanno precipitato o vogliono precipitarlo, se ne andrà. Espressione enigmatica che si può interpretare in due modi, ve li lascio tutti e due, uno l'ho già detto, lo ripeto e aggiungo l'altro. Passando in mezzo a loro si mise in cammino, e porreueto, no? Si incamminava. Può essere un'allusione all'incamminarsi della ascensione, della assunzione, no? Passa in mezzo. Pietro dirà, non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere, no? È stato sciolto dalle angosce della morte, Atti 2, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Passando in mezzo se ne andò. Ma forse potrebbe anche essere un'allusione all'annuncio del Vangelo ai gentili. L'annuncio del Vangelo tra le genti, una lettura alternativa di questa enigmatica indicazione finale, vede qui il fatto che Gesù non resterà impigliato nelle maglie di una logica particolaristica, la logica di un recinto. L'annuncio del regno è destinato a raggiungere ogni carne, sentivamo la volta scorsa a proposito di Giovanni il Battista. Ogni carne vuol dire che deve uscire da Nazareth, che deve andare a Cafarno, cioè, fuori di metafora, deve uscire da Israele, deve raggiungere i confini della terra. Passando in mezzo si incamminava. Due possibilità, no? Non so se si debba poi scegliere, forse possono anche stare insieme. Ultimi due punti, più rapidi, li leggo a questo punto, 9 e 10. Beh, il 9 l'ho intitolato non solo il Vangelo, ma anche gli Atti. A questo punto ho già scoperto le carte, mi basta allora puntualizzarlo, focalizzarlo. In questo episodio, allora, non c'è solo la miniatura del terzo Vangelo, il primo tomo dell'opera lucana, c'è anche di fatto, in estrema sintesi, tutto quello che accadrà nel secondo tomo dell'opera lucana, conosciuto come Atti degli Apostoli. Come già nel caso di Elia e di Eliseo, i doni di Dio sono destinati anche alle genti, uscendo da ogni particolarismo. Dopo la resurrezione di Gesù, il Vangelo sarà portato a tutte le genti. L'atteggiamento di Gesù, quello che i suoi concittadini gli rimproverano, è, fin dall'inizio, quello di chi non trattiene gelosamente i doni di Dio. Lo si vede già nel fatto che lui, un nazaretano, compie miracoli per gli abitanti di Cafarnao. Questo atteggiamento non geloso, scevro da ogni custodia particolaristica dei propri privilegi, caratterizzerà il tempo successivo alla Pasqua. Gli Atti raccontano precisamente come attraverso il Vangelo, l'annuncio del Vangelo, i beni di Israele siano partecipati anche alle genti. Non solo il Vangelo, ma anche il racconto degli Atti è anticipato qui. Ultimo, qual è in definitiva la logica sottesa a questo episodio inaugurale
e qui vado a toccare la vexata questio, se Luca ha una visione sostitutiva, cioè come Luca concepisce il rapporto Israele-Ecclesia, Ecclesia. No? Ma a partire da questo testo mi sembra che si possa dire quel che ho scritto qui. Qual è in definitiva la logica di questo racconto? Che è il micro del macro. Qual è la dinamica che si vede in piccolo ma che riflette il modo in cui Luca concepisce la grande dinamica del passaggio del Vangelo da Israele alle genti? Qual è? Un profeta rifiutato si volge altrove? O un profeta che guarda fuori è rifiutato? Il racconto sembra spingere nella seconda direzione. Questo è molto, secondo me, interessante. E dice qualcosa poi alla fine del modo del macro, della macrodinamica. Cioè, Gesù opera a Cafarnao perché lo hanno rifiutato a Nazareth? Il racconto dice un'altra cosa. Gesù, che si preoccupa anche di Cafarnao, è per questo rifiutato a Nazareth. Un'altra questione. La sequenza, proprio del versetto 23 e 24, spinge in questa direzione, no? Di certo mi citerete il proverbio, ma perché vai a spendere il tuo tempo di là? Vada ben qui a casa tua, cioè a noi. E lui dice, è un profeta, non è rifiutato se non a casa tua, a casa sua, ma perché? Ma perché quel profeta non è chiuso dentro il recinto di casa sua, eh? Questo è il motivo per cui a casa sua lo rifiutano. Il racconto spinge in questa direzione. Questo non è senza importanza, mi sembra, per comprendere in che termini Luca intenda l'annuncio, il passaggio del Vangelo alle genti, l'annuncio che si dilata oltre i confini di Israele. Non è il rifiuto di Israele che provoca l'andare tra i gentili, è l'accoglienza dei gentili che provoca l'ostilità di una parte di Israele, penso a Cornelio. Il battesimo impartito a Cornelio genera una certa reazione di ostilità, cioè mi sembra che si possa sostenere che è piuttosto questa la lettura lucana. Bene. Grazie Morten.